Acerbo, le bollette continuano ad aumentare e Draghi ha affermato che è il momento di dare e non di prendere, ma? Sì, ma si riferisce ai miliardari, ai milionari, non a milioni di italiani italiani. E infatti le bollette aumentano del 9,9% per la luce e del 15,3% per il gas. Noi diciamo una cosa, se è il momento di dare e non di prendere, il governo va a fare un provvedimento di blocco degli aumenti e soprattutto dovrebbe sospendere la norma che prevede entro il 31 dicembre l'obbligo di passare al mercato libero. Noi siamo sempre stati contro questa privatizzazione e sapevamo che era una truffa. Adesso mi pare però che sia evidente a tutti. Comunque i cittadini normali, quelli che non arrivano alla fine del mese, per bisogni essenziali come gas e luce pagheranno quest'anno 200 euro in più, dopo tutta la retorica che è stata cosparsa per dire non possiamo mettere le mani in tasca ai cittadini. La realtà qual è? Che non vogliono mettere le mani in tasca a chi c'ha i soldi, a chi è stato favorito dalle politiche degli ultimi 20 anni, mentre il cittadino normale si becca l'aumento delle bollette, si becca l'aumento mediamente delle tassazioni comunali. Si tutelano sempre i grandi potentati, estremizzando e sintetizzando, qual è la controproposta? Beh, la controproposta invece è che si faccia una serie patrimoniale che colpisca la parte più ricca della popolazione, certo non uno che possiede una, due case, ma qui in Italia c'è un 5% della popolazione che possiede il 62% della ricchezza nazionale, che si applichi la Costituzione facendo pagare le tasse, non le flat tax, ma facendo pagare più tasse a chi ha più soldi, come prevede la Costituzione.